Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio e anche oggi vi voglio portare una notizia di risalto. Mi dispiace a me di parlare, diciamo, di qualcosa che riguarda il tema religioso, ma io, ahimè, mi tocca farlo con questa conclave del cazzo di questi cardinali che stanno lì belli chiusi e ovattati, cellulari e computer naturalmente gliel'hanno tolti e vanno con l'origine, con la storicità del proprio foglietto di carta su cui scrivere il Papa, che è un tutto dire naturalmente, perché poi gli devono dar fuoco per dare la veridicità comunque che il voto è segreto e non va, quindi è perché poi lì naturalmente si radunano. Per quale motivo? Perché devono stare al chiuso in modo tale che devono sentire la chiamata del nostro Signore Eterno, anche lì tutto un mio dire su che e cos'è questa chiamata, per avere la figura del Papa da chiamare, che però è una vocazione anche di quasi di essere un santo questa persona naturalmente. Però io mi ombro di dire, se deve essere un quasi santo, quindi una chiamata dal Signore, come in secoli di storie, di chiese, di papi, allora, soprattutto poi in questi ultimi decenni di espansione del cristianesimo come presenza sul territorio nei paesi del terzo mondo, Africa, Asia, Sud America. I cardinali che fanno però? La congrega più numerosa è quella europea, sempre il caposaldo. Questi altri, la seconda è quella sudamericana e gli altri è poca cosa. Se non contiamo quello asiatico, che se arriviamo a 3 cardinali è tanto. Un vietnamita, un cinese è un polo del Botswana, che non è che è Africa ragazzi, ma è solo per prendere in giro, l'ho detto, dell'India. Allora ragazzi, io vi voglio dire, allora ce la vogliamo mettere in capoccia che questi qui sono delle persone, dei burattini che vanno lì solo per fare la presenza e per prenderci per il culo, che tanto i maneggi li fanno sempre noi del nostro territorio che riguarda l'Italia e i paesi confinanti, che decidono a tavolino su chi deve gestire lo IOR e i quattrini che loro tutti gli anni ci lanciano messaggi sulle nostre televisioni e sulle emittenti per le loro missioni in Africa, in Sud America, i paesi del terzo mondo, in Asia, per bambini, per Biafra, per l'acqua che gli manca, le scuole che gli manca, gli ospedali che gli manca, i missionari che vanno là. Però i papi là non li fanno dei cardinali di questi paesi, no, i cardinali rimangono quelli europei, che predominano il pensiero di chi deve essere il Santo Padre, ok? Guarda caso, voglio dire, perché i soldi vengono tutti imboscati e depositati nel proprio suolo europeo e naturalmente chi li gestisce sempre meglio che uno di casa, perché uno di fuori magari se li porta là in Sud America e sai, non fa bello per le belle vetrine fatte di oro e quant'altro qua nel nostro territorio, esportarle via, perché dopo sai cosa avremo? Non avremo più la cupola di San Pietro, si sparirebbe, perché sai, un papa sudamericano magari gli può venire l'idea di arrivare di un'impresa edile, smontarla e portarsela là, perché dice, oh, ormai qua sento la chiamata del Signore qua a Bogotà e ce la portiamo via. Quindi magari può succedere queste cose. Per me è più che la banca dello IOR sparisce e ne succede un'altra che è in altri territori e quindi magari fugge dal controllo che ormai da secoli che sta lì, ramificato, depositato. Allora ragazzi, buttiamoli a mare questi, sono tutti liberi radunati. Allora ragazzi, magari lì ci vuole un piromane, non sul Museo della Scienza se avete visto il nostro video, lì ci vuole qualche cosa di innovativo. A voi la scelta, io vi dico solo, a terra. Questa gente è veramente un rigetto della società, perché io ve lo dico e ve lo ripeto, è 99% un papa europeo e un bel 70% che è sempre italiano. Ragazzi, vi salutiamo da Senigallia on the road.